Uno spazio verde dove fare sport, camminare e giocare all'aria aperta. E poi un percorso pedonale lungo la provinciale in mano al traffico. Doppia inaugurazione a Valdazzo e Gadana per due interventi realizzati dal comune di Urbino e dalla provincia che hanno migliorato la qualità degli spazi pubblici e la sicurezza stradale del territorio. Sono previsti gli interventi del sindaco di Urbino Franco Corbucci, del presidente della provincia Palmiro Chielli, dell'assessore comunale ai lavori pubblici Lino Michelli e dell'assessore comunale alle politiche sociali e allo sport Maria Clara Muci. Siamo qui adesso invece al campetto sportivo, un campetto polivalente dove tanti giovani e tanti ragazzi il pomeriggio trascorrono tantissime ore, giocano insieme, stanno insieme. È importante perché qui in questo quartiere si sono insediate tante famiglie giovani con tanti bambini e quindi avevano diritto ad avere un posto dove potersi muovere, giocare e soprattutto stare insieme. A Valdazzo abbiamo realizzato un campo polivalente all'aperto e sistemato l'area verde, spiegano Corbucci e Occhielli, mentre lungo la strada provinciale, in località Gadana, è stato ultimato un tratto di percorso pedonale, compreso il rifacimento dell'impianto dell'illuminazione pubblica. Questi interventi, sollecitati a più riprese dai cittadini, da una parte vanno incontro alle esigenze dei giovani e degli sportivi, dall'altra migliorano e rendono più sicura la viabilità e più in generale valorizzano la frazione di Gadana. Ma l'iniziativa è tesa a mettere in sicurezza gli abitati attraverso passaggi pedonali e anche ciclabili, collegarle come ha fatto con la struttura del comune con gli impianti sportivi, cercare di creare un clima di serenità e di sicurezza per i territori della provincia di Pesaro Urbino e anche con un sistema mixato tra rotatorie, piste pedonabili, piste ciclabili, messe in sicurezza negli abitati, come appunto i percorsi pedonali, sono diciamo un bigliettino da visita delle frazioni, ma sono anche una maggior sicurezza per i ragazzi soprattutto e soprattutto per le persone più adulte che magari rischiano qualche volta, con i limiti di velocità che non sempre vengono rispettati, anche di finire sotto le macchine, insomma. Quindi da questo punto di vista mi pare che sia importante, abbiamo voluto presenziare per stare insieme ai cittadini e per vedere se le opere che si realizzano sono apprezzate dai cittadini. L'inaugurazione rientra nell'itinerario Il cittadino al centro del sistema, un tour organizzato dalla provincia per presentare i progetti realizzati per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio.